Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di tarocchi e in particolare della lettura intuitiva attraverso le immagini. Io avevo già fatto un video sulla lettura intuitiva che può considerarsi una prima parte, perché avevo dato delle linee guida per sviluppare la lettura intuitiva. Quindi vi lascio il video giù in info box e vi consiglio di andare a vedere prima quello e poi successivamente vedere quello che sto facendo adesso, perché quello di oggi è praticamente un'evoluzione, diciamo che è la seconda parte. Andiamo un pochino più a fondo e cerchiamo di capire meglio come utilizzare le immagini per sviluppare la lettura intuitiva. Il cuore di questo tipo di lettura è il rapporto che c'è tra l'immagine e il suo significato, perché ogni immagine porta con sé la capacità di evocare pensieri, associazioni di idee e riflessioni. A volte queste riflessioni, queste associazioni di idee sono suscitate da un particolare dell'immagine, dall'espressione della figura, dalla postura, ma molto più spesso è proprio l'immagine nel suo insieme a suscitarle. Quindi, osservando la figura, il cartomante potrebbe sentire un senso di gioia, di tristezza, di paura, e questo ovviamente è soggettivo perché non è detto che davanti alla stessa carta tutti i cartomanti provino esattamente le stesse emozioni. Quello che è certo è che ogni arcano porta con sé il suo messaggio e lo nasconde all'interno della figura. Quindi il cartomante può farsi una serie di domande per cercare di sviluppare l'intuizione osservando una singola carta. E ci sono delle domande ben specifiche che il cartomante può farsi. La prima è: che sensazione mi provoca questa carta? E qui dovete cercare di capire qual è la sensazione. Può essere tristezza, può essere gioia, può essere paura, può essere dubbio, sospetto, qualsiasi tipo di sensazione. Inoltre, se deciderete di fare questo esercizio, vi consiglio di tenere un quaderno, di scrivere queste domande sul quaderno e di annotarvi la relativa risposta, perché questo poi vi servirà magari anche più avanti, quando diventerete un pochino più pratici con questo tipo di esercizio, per fare dei confronti e per capire se la stessa carta in un tempo diverso vi ha provocato magari delle sensazioni diverse. La seconda domanda è: mi identifico in un osservatore esterno oppure in uno dei personaggi raffigurati? Se sì, in quale? Questa è una domanda molto importante alla quale dare una risposta, perché un conto è sentirsi un osservatore esterno, quindi qualcuno che vede un'immagine da fuori ma che non si sente coinvolto. Invece, immedesimarsi in un personaggio della carta o in una figura particolare è comunque indice di tutt'altro significato, quindi dovete cercare di capire in quale personaggio o in quale particolare di quella figura vi identificate, perché, che cosa vi suscita, e cercare anche di capire quale può essere il significato. La terza domanda è: che cosa penso che questa carta raffiguri? Attenzione, perché potrebbe non essere così scontato, nel senso che voi vedete una figura e potete pensare rappresenta questo. Però in realtà gli arcani vanno interpretati, quindi non è detto che vedere una cosa significhi necessariamente quello che voi state vedendo, perché bisogna sempre cercare di interpretare, di dare un significato che sia più simbolico che oggettivo. E quindi anche qui è importante comunque cercare di dare una risposta e cercare di capire che cosa voi vedete in quella figura. Poi un'altra domanda che è collegata a quella di prima è: che cosa rappresenta la scena descritta? Perché un conto è rispondere a che cosa rappresenta la scena descritta, un conto è che cosa penso che rappresenti la scena descritta. Un'altra domanda importante, e qui possono venirvi anche in aiuto i tarocchi del momento precedente e i tarocchi del momento successivo, è: che cosa penso che sia successo prima e che cosa sta per succedere dopo? Qui potete allenarvi con i tarocchi del momento precedente e successivo, però potete farlo anche senza questo genere di tarocchi, perché potete cercare di rispondere secondo quella che è la vostra intuizione, quindi che cosa è successo prima secondo voi e che cosa sta per succedere dopo secondo voi. Quindi ovviamente se voi utilizzate quei tarocchi, vi lascio il video giù in info box se non l'avete visto, avete in qualche modo un suggerimento, perché quei tarocchi comunque vi fanno vedere una figura, quindi il punto di vista dell'autore. Se invece voi non li utilizzate, sarà solo ed esclusivamente
ovviamente il vostro punto di vista e la vostra intuizione. E l'ultima domanda è: come interpreto le espressioni e i gesti dei personaggi? Anche questa è una domanda importante, perché di solito le espressioni e i gesti dei personaggi sono leggermente ambigui. Sono stati fatti apposta così, perché comunque bisogna sviluppare l'intuizione, ovviamente, e perché nella figura è comunque nascosto il significato, non è così evidente, così lampante. Quindi magari io un'espressione posso interpretarla in un modo e un'altra persona può interpretarlo in un altro. Ed ecco che le due intuizioni ovviamente non andranno di pari passo, ma avranno delle differenze tra un cartomante ed un altro. Ovviamente rispondere a queste domande non vi darà un significato unico e indiscutibile, però vi aiuterà a creare una serie di impressioni per poter delimitare un percorso da seguire sulla strada dell'intuizione. Quindi è come andarsi a creare una specie di arcano mentale che può essere poi associato ai significati tradizionali e vi può aiutare ad interpretare meglio quelle cose che magari non sono così chiare e non lo sono comunque nell'immediato. Tenendo sempre presente che ogni elemento di un'immagine può diventare il punto di partenza per una libera associazione di idee. Per fare un esempio molto semplice, una catena di pensieri che si sviluppa per libere associazioni ha di solito origine da una parola che scatena poi una serie di altri pensieri, quindi di altre associazioni. Ad esempio, se io vi dico mela, vi potrebbe venire in mente la frutta, poi magari dalla parola frutta vi viene in mente un albero, poi magari dall'albero vi viene in mente il bosco, dal bosco magari vi viene in mente il lupo di Cappuccetto Rosso, faccio per dire, adesso sono degli esempi per farvi capire il sistema. Però è quando da una parola si parte, si comincia ad associare qualche cosa e si arriva poi magari anche ad altro. Ovviamente bisogna tenere presente che questo genere di lettura può essere influenzata da alcuni elementi personali del cartomante, come delle esperienze vissute, delle emozioni particolari. Quindi ovviamente bisogna sempre considerare che la lettura intuitiva non può andare bene da sola, ma deve essere associata ai significati tradizionali. Quindi io vi consiglio di utilizzare la lettura intuitiva perché è un ottimo esercizio, però attenzione a non distaccarvi troppo dai significati tradizionali, perché poi rischiate di andare completamente fuori strada e di fare delle interpretazioni che in realtà non sono poi quelle corrette. Quindi attenzione, va bene utilizzare l'intuizione, ma non esagerate troppo con la fantasia. Ovviamente però, quando si sceglie di fare una lettura intuitiva, ci sono due momenti in particolare nei quali viene fuori questa intuizione. Il primo è quando il cartomante sceglie quale tipologia di mazzo utilizzare. Ovviamente questo non è valido per chi utilizza sempre ed esclusivamente lo stesso mazzo. Ci sono dei cartomanti invece che utilizzano mazzi diversi in base alla tipologia di stesura, e di solito il mazzo si sceglie seguendo un po' l'intuizione, perché semplicemente un mazzo si sente più adatto, magari ci si sente più a proprio agio in quel momento, e quindi è una sorta di intuizione. Poi il secondo momento è quando ci sono le carte davanti, si è fatta la stesura e si deve scegliere quale significato utilizzare fra i tanti che si conoscono, perché ovviamente una carta può avere tanti significati a seconda del contesto, a seconda della domanda alla quale si sta rispondendo, a seconda della posizione, a seconda delle carte che ci sono intorno. Quindi non si possono utilizzare tutti i significati esistenti, ma bisogna sceglierne uno o comunque qualcuno. Però io vi sconsiglio di utilizzare più di due, massimo tre significati per carta, perché altrimenti poi si crea una confusione infinita. E anche qui si tratta di intuizione, perché tra i tanti significati io vado a scegliere proprio quello piuttosto che un altro. La mia intuizione mi porta ad interpretare le carte in quel determinato modo. Poi a volte può succedere, soprattutto quando fate le carte in presenza, quindi quando avete la persona di fronte, che il consultante partecipi un po' a questa lettura intuitiva, quindi magari vedendo le figure può dare anche lui dei significati, anche se non conosce i tarocchi. Magari voi tirate fuori una carta e il consultante vi dice: questa carta mi suscita questo. Voi dovete utilizzarle queste intuizioni, perché dovete cercare di capire come mai quella carta suscita quella sensazione, che cosa è successo, che cosa gli ricorda, a che cosa lo associa, perché questo comunque vi aiuta
aiuterà nell'interpretazione e soprattutto vi aiuterà ad aiutarlo. Quindi, in conclusione, utilizzare la lettura intuitiva aiuta tantissimo nello studio dei tarocchi, aiuta tantissimo a fare esperienze e soprattutto vi aiuterà a trovare una vostra personalità interpretativa, nel senso che voi capirete qual è il mazzo con il quale vi trovate più a vostro agio, quali sono i significati che riuscite ad interpretare meglio, quali sono le carte che vi creano più difficoltà, quali sono quelle che vi suscitano delle emozioni positive, negative, perché, cercate sempre di capire il perché. Magari voi le associate a qualche esperienza che avete vissuto, a qualche persona che conoscete. Tutto questo vi aiuterà a diventare dei cartomanti che sanno davvero interpretare, che sanno davvero utilizzare l'intuizione, che sanno davvero aiutare la persona che vi chiede di essere aiutata attraverso un consulto di carte. Secondo me la lettura intuitiva è molto affascinante, può essere utilizzata anche semplicemente per fare pratica, non è detto che la dobbiate per forza utilizzare quando fate le carte a qualcuno, ma sicuramente se la utilizzate anche da soli, semplicemente per allenarvi, contribuirà a darvi ricchezza interpretativa. Io spero con questo video di esservi stata utile, di avervi dato degli spunti di riflessione, di esercitazione interessanti. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.